10.FM Radio, One and Only Voices Radio. Golden Voices, una storia, una voce. Golden Voices on the air. Podcast di Emiliano Pinacoli. Benvenuti a tutti su Golden Voices, una storia, una voce. Io sono Emiliano e oggi parleremo di uno dei personaggi più controversi degli anni Ottanta. Sto parlando di Boy George e quindi iniziamo subito a raccontare la sua storia. Una storia che parte da una famiglia della classe operaia di un piccolo sobborgo londinese. Una famiglia di origini irlandesi con una forte cultura cattolica. Insomma, un ambiente non propriamente incline ad assecondare la natura fantasiosa del giovane George. Perciò, appena all'età per andarsene, arriva a Londra. Arriva a Londra con tante idee e soprattutto un personaggio da inventare. Quelli erano tempi rivoluzionari in cui Londra era la capitale del cambiamento. Un terremoto giovanile era in atto, un terremoto che aveva spazzato via tutta l'austerità che in quel periodo caratterizzava Londra a causa di una grave depressione economica. Per cui quando questo terremoto, che si chiamava Punk, finì, c'era tanta voglia di colore. E il colore, anzi i colori, sono stati il tratto distintivo di questo ragazzo dai lineamenti così delicati. Talmente delicati che assomigliava a una ragazza. Così, per non ingannare nessuno e per una gran voglia di autoironia, iniziò a farsi chiamare Boy George. Quelli erano gli anni del trasformismo, della voglia di giocare con l'identità sessuale. Quelli erano gli anni del make-up pesante in faccia, degli abiti presi in qualche boutique dell'usato che servivano solamente a questo gran tripudio della stravaganza e dell'eccentricità. E tutto questo glamour, questo bisogno di trasgressione, trovò il proprio habitat naturale all'interno del Blitz Club, un locale underground nato nel West End londinese, frequentato da artisti, ex-punk, musicisti, studenti della scuola d'arte, giovani stilisti e musicisti sperimentali. Al Blitz Club la parola d'ordine era una sola: stupire. All'interno del locale le miss prevalenti erano quelle che si rifacevano al romanticismo di Byron e Keats, ovviamente con le modifiche che ognuno apportava al proprio stile. Gentiluomini in panni vittoriani, maschere da teatro giapponese kabuki, malinconici Pierrot e avvenenti pirati post-punk. Praticamente ci si travestiva anche per opporsi alla politica thatcheriana del periodo. E al guardaroba del Blitz Club, vestito nei modi più assurdi, c'era Boy George. Golden Voices, 10.FM Radio. Golden Voices. E al tempo in giro si faceva notare parecchio a causa di questa sua stravaganza parecchio accentuata, tanto da arrivare all'occhio anche di Malcolm McLaren, colui che aveva inventato i Sex Pistols, che gli propone di cantare con i Bow Wow Wow, il nuovo gruppo che ha formato dopo lo scioglimento dei Sex Pistols. Senza farsi pregare più di tanto, Boy George accetta e scopre un suo grande talento, una cosa che lui non aveva mai preso in considerazione perché era troppo proiettato sulla sua immagine. Boy George scopre di essere un cantante e di avere una voce. La voce di Boy George è una voce soul, calda, potente, così particolare che addirittura Rod Stewart l'ha definita una delle voci soul più belle di tutti i tempi. La sua voce era così peculiare che poteva avere dei tratti sia assimilabili a quelli dei più corposi cantanti di musica black che a cose più accessibili e pop. Una voce forte e delicata, tanto che molti giornalisti votarono Boy George come il miglior cantante sia maschile che femminile. E questa incredibile miscela non riuscì neanche al miglior George Michael, ovviamente per ovvi motivi di voce caricata in un macismo che in Boy George era totalmente assente. Golden Voices, il podcast di Emiliano Pinacoli. La voce di Boy George è un'essenza transumana, al di fuori dal tempo, fragile e decisa, come se in lui vivessero interi continenti, intere generazioni, intere immaginazioni. L'esperienza con i Bow Wow Wow, il gruppo di Malcolm McLaren, non era andata granché bene, però aveva permesso a Boy George di capire qual era la sua strada. Durante quegli anni a Londra aveva tentato diversi percorsi, era finito anche su qualche copertina come fotomodello, ma ora era deciso a diventare un cantante. Ormai aveva imparato come districarsi e come muoversi in una band. Aveva imparato anche a stare sul palco, ad acquisire una certa sicurezza. Era pronto a conquistare le hit parade.
In un club incontrò Mikey Craig, bassista che rimase folgorato dal look di Boy George. Insieme formarono un gruppo, In Praise of Lemmings, ma le cose cambiarono subito dopo l'ingresso di due elementi nuovi. John Moss, un batterista che già era un nome abbastanza affermato nella scena underground londinese, e Roy Hay, chitarrista e tastierista. Quattro ragazzi di diverse estrazioni sociali e culturali. Un cantante di origini anglo-irlandese, un bassista giamaicano di pelle nera, un tastierista inglese e un batterista ebreo. Non potevano che chiamarsi Culture Club. Golden Voices, OG.FM Radio. Golden Voices. Una storia, una voce, il podcast di Emiliano Pinacoli. Dopo varie peripezie e una lunga gavetta, riescono finalmente a firmare il loro primo contratto con la Virgin Records, ma i primi due singoli non riescono neanche a raggiungere le charts. Il 1982 però è il loro anno di svolta. Incidono il disco Kissing to be Clever e pubblicano il terzo 45 giri, che sarà quello che li farà conoscere in tutta Europa. Il pezzo in questione è Do You Really Want to Hurt Me, una canzone dal ritmo reggae che parla delle delusioni sentimentali di Boy George. Il singolo arriva ufficialmente al numero 1 in 16 paesi e riesce anche ad arrivare negli Stati Uniti, dove si posiziona al numero 2. Nel 1983 i Culture Club sono ovunque, sulle copertine dei giornali, in televisione, in radio, e gli adolescenti degli anni 80 non restano certo insensibili di fronte all'immagine così forte di Boy George. E inizia una vera e propria Culture Club mania. Tutti vogliono somigliare a Boy George, sia maschi che femmine. Tutti iniziano a truccarsi e vestirsi come lui. E in giro per l'Europa ci sono molti sosia di questo ragazzo che era da poco uscito dall'adolescenza quando diventò una pop star. Nel 1983 esce il secondo album, Colored by Numbers. Ed è proprio in questo disco che la voce di Boy George inizia una vera e propria maturazione e soprattutto evoluzione. Infatti proprio in questo periodo entra nei Culture Club Ellen Terry, una corista che aveva una voce tipica e caratteristica, una voce che ha certamente influenzato il sound dei Culture Club, una voce dalle timbriche black, nonostante Ellen sia bianca, incredibilmente simile per colore e per potenza a quella di Aretha Franklin. E durante quel periodo, nel 1983, la voce di Terry è stata utilizzata ampiamente, parimenti a quella di Boy George. Era un'amalgama vocale davvero notevole quello tra i due. L'unione tra le due voci era qualcosa di unico. Creava un caleidoscopio di timbriche che ha reso Colored by Numbers un album raffinato e di gran qualità musicale. E in questo disco del 1983 compare anche Karma Chameleon, che è sicuramente la canzone dei Culture Club più venduta nella loro storia. Ma la voce di Boy George è una voce soprattutto emotiva ed emozionale, anche perché nelle sue canzoni canta di cose che lo toccano in prima persona. I testi dei Culture Club sono vere e proprie allusioni ad amori difficili. Sono dediche, poesie in gergo, richieste d'aiuto e rimproveri velati. Mai nessuno ha saputo descrivere il male d'amore come Boy George. Pezzi come Victims o Love is Love parlano chiaro. Puoi essere una star, puoi essere ricco sfondato, ma se non hai l'amore, sei peggio di un calzino bucato. La seconda metà degli anni 80 è stata per Boy George un periodo molto difficile. Ha pubblicato altri due dischi insieme ai Culture Club, ma poi c'è stato un inevitabile scioglimento. Boy George è ritornato come solista nel 1987 con l'album Sold, e poi con tanti altri progetti con cui si è reinventato ed è diventato uno degli artisti pop più eclettici della scena musicale inglese. Golden Voices, il podcast di Emiliano Pinacoli. Tra gli artisti delle nuove generazioni che sono stati più ispirati vocalmente da Boy George c'è Robbie Williams, con cui c'è stata anche una collaborazione musicale. E poi una lunga serie di fashion designer, artisti, stilisti che devono molto alla moda degli anni 80 e sicuramente anche a Boy George. Tra le pop star c'è anche Lady Gaga, che ha dichiarato di essersi ispirata a Boy George per l'immagine e anche per le doti vocali. Boy George è uno dei classici esempi che hanno a che fare con la trasformazione e con l'esplorazione dei generi musicali fino al loro completo superamento. Quello che oggi tutti tentano di fare, cioè un pop perfetto a prova di bomba, Boy George l'aveva già sperimentato e dato alle masse negli anni 80. E nel mondo del pop possiamo dire che è stato l'unico a creare qualcosa di veramente inattaccabile per precisione, puntualità e innovazione.
Avete ascoltato Golden Voices, una storia, una voce. Io sono Emiliano, a presto. Golden Voices, Gucci.fm Radio, one and only voices. Golden Voices, una storia, una voce. Golden Voices on the air. Il podcast di Emiliano Pinacoli.